Sono davvero molto lieto di poter intervenire, anche se non di persona, a questo interessante momento di approfondimento sul tema della rigenerazione urbana della città metropolitana di Bologna, territorio che, dove ho lungamente vissuto e lavorato sviluppando con esso un legame molto forte che mi ha permesso di approfondirne le problematiche. Il tema, per la sua trasversalità e per la vastità delle possibili ricadute, ha assunto un ruolo preminente e strategico nel dibattito pubblico e giuridico, imponendosi all'attenzione del legislatore nazionale e regionale e di chi guida le comunità locali. L'aumento della popolazione urbana e dell'inquinamento, l'elevato consumo di suolo, la richiesta di maggiori spazi e servizi pubblici hanno fatto emergere in tutta la sua rilevanza una nuova questione urbana, che sottende condizioni di degrado, di vulnerabilità climatiche e sanitarie, di marginalità socio-economica e culturale. Si tratta di uno scenario che le emergenze degli ultimi anni, emergenze economiche, sanitarie, abitative, occupazionali, hanno ulteriormente aggravato. In passato si è ritenuto di poter affrontare queste patologie territoriali in termini esclusivamente securitari, dimenticando di valutare la complessità dei contesti economici e sociali e di interpretare in profondità i segnali di sofferenza e marginalità che vi si annidano. Il cambio di passo c'è stato ed è evidente. Oggi si avverte la necessità di una strategia di rigenerazione urbana unitaria ed integrata per la promozione di una città vivibile, efficiente e sostenibile. Una strategia che, in coerenza con gli indirizzi e le politiche promossi dagli organismi europei e internazionali, sia capace di coniugare sviluppo, innovazione e qualità ambientale, di contrastare l'aumento delle disuguaglianze. La rigenerazione urbana è lo strumento attraverso il quale la cittadinanza può reclamare il proprio diritto alla qualità della vita declinata nei suoi vari aspetti. Siamo chiamati a riorganizzare la città sulla base di modelli più vicini ai bisogni di chi la vive, nella consapevolezza che più si incrementa la qualità delle città, più diminuiscono gli indicatori di disagio sociale ed insicurezza. L'esigenza dei cittadini di poter fruire nella vita quotidiana di spazi pubblici salubri, sicuri e liberamente vivibili, ci chiama ad interventi concreti, efficaci, duraturi e il più possibile condivisi. E tutto questo attraverso un sistema innovativo di pratiche partecipative e cooperative. Ma è evidente che la risposta alla domanda sempre più qualificata di benessere urbano deve essere data in primo luogo da chi ha assunto la responsabilità politica, da chi ad ogni livello riveste incarichi di governo. Il mio impegno al riguardo è massimo e mi fa particolarmente piacere poterlo ribadire proprio qui a Bologna. L'ambizione è poter dare una risposta concreta e visibile su tutto il territorio nazionale. In questa direzione stiamo lavorando rafforzando le condizioni di sicurezza e vivibilità dei contesti urbani attraverso il potenziamento degli strumenti volti al contrasto dei fenomeni che incidono sulla libera fruibilità delle aree e alla realizzazione di progetti che facciano diminuire gli indicatori del disagio sociale. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si propone come uno strumento chiave per modernizzare il Paese e rilanciare la sua crescita economica e sociale, può dare un sostegno determinante in questa direzione, insieme agli enti territoriali che sono chiamati a giocare un ruolo da protagonisti ed in stretto raccordo con il Governo centrale. Basti pensare che al tema della rigenerazione urbana sono destinati ben 3,3 miliardi di euro, con l'obiettivo di ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, di migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale ed ambientale, anche attraverso la creazione di infrastrutture e servizi e attivando politiche di partecipazione. Mi piace sottolineare come nella cornice del PNRR assumano particolare rilievo i piani urbani integrati delle città metropolitane, nell'ambito dei quali una particolare attenzione è stata riservata alla città metropolitana di Bologna, a cui sono stati assegnati 157 milioni di euro per la realizzazione della rete della conoscenza della Grande Bologna. E sono particolarmente contento del fatto che gli interventi in cui si articola questo piano siano localizzati in diverse aree della città metropolitana in base ad una strategia d'insieme che consentirà una trasformazione dei territori più vulnerabili in smart city e realtà sostenibili. Considerando anche gli altri investimenti PNRR gestiti dal Ministero dell'Interno e assegnati alla città metropolitana di Bologna per la realizzazione di interventi di resilienza, di valorizzazione del territorio e di efficienza energetica dei comuni mediante opere pubbliche di piccole e medie portate, constato che con grande soddisfazione che l'ammontare delle risorse complessive attribuite raggiunge quasi 270 milioni di euro. In tale scenario di sviluppo e riscrittura degli assetti urbani, gli enti locali
saranno chiamati a gestire un flusso di denaro molto consistente, che peraltro costituisce solo una parte delle linee di investimento legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui sono direttamente coinvolti e che va ad aggiungersi ai flussi di spesa ordinari, richiedendo uno straordinario sforzo organizzativo da parte degli apparati amministrativi. Va detto che dopo oltre un decennio di costante e progressiva flessione della forza lavoro e di impoverimento delle professionalità disponibili, questi apparati sono oggi sotto pressione per rispettare i tempi e conseguire i risultati previsti dal PNRR. Il governo è stato impegnato sin dal suo insediamento per aumentare la capacità amministrativa degli enti locali, soprattutto attraverso l'incremento delle facoltà assunzionali e il trasferimento di risorse, nonché la semplificazione, accelerazione delle procedure concorsuali e l'adozione di piani di formazione. Mi preme evidenziare come un altro fronte che vede particolarmente coinvolta l'amministrazione che rappresenta è quello di evitare che l'attuazione del PNRR diventi occasione per condotte corruttive o che le cospicue risorse disponibili attirino gli appetiti della criminalità organizzata. È infatti troppo importante che il PNR per il sistema Italia, non possiamo consentire che mafia, 'ndrangheta e camorra possano comprometterne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. Pertanto rafforzeremo la vigilanza, favoriremo la massima circolarità informativa, intensificheremo i controlli, valuteremo l'adozione, se necessario, anche di eventuali nuovi strumenti normativi, perché il PNRR, ne siamo tutti consapevoli, può veramente rappresentare un momento di svolta per il nostro Paese. La neutralizzazione del rischio infiltrativo postula tuttavia la più ampia collaborazione interistituzionale con le amministrazioni interessate, sia nella qualità di titolari dell'intervento che di soggetti attuatori, che andrà a concretizzarsi in una mappatura degli operatori economici coinvolti nel ciclo realizzativo delle misure incluse nel perimetro del PNRR. Quella stessa collaborazione interistituzionale che ci consente di affermare la presenza dello Stato, soprattutto di fronte a certi insopportabili fenomeni di insicurezza che si traducano in una inaccettabile compromissione della qualità della vita. Il confronto con i sindaci delle aree metropolitane di Roma, Milano e Napoli ci ha consentito di avviare operazioni interforze ad alto impatto, ripetute e continue, nelle stazioni e nelle aree più a rischio di queste grandi città, con un consistente impiego di uomini. Si tratta di un modulo che progressivamente sarà esteso ed è in via di estensione anche nelle altre città metropolitane e che è stato già impiantato con risultati molto buoni anche proprio a Bologna, dove mi preme ricordarlo da ultimo. Lo scorso 21 gennaio è stato sottoscritto dal sindaco e dal prefetto di Bologna, dinanzi al ministro dell'Interno, il patto per la sicurezza urbana integrata e la vivibilità di Bologna. Un protocollo che delinea una cornice organica di misure volte a favorire migliori condizioni per la sicurezza, la vivibilità e la coesione sociale della comunità. Concludo sottolineando che abbiamo una straordinaria e forse irripetibile occasione per disegnare un nuovo percorso per il futuro del nostro Paese che parta dalle città, dalle comunità che la vivono, trasformando le risorse del PNRR nel volano per la crescita e lo sviluppo di questo Paese all'insegna della sostenibilità.